Mentre il governo ha deciso di seguire una scelta ideologica senza senso, noi abbiamo preferito non sprecare i soldi dei cittadini. I banchi che abbiamo comprato sono quelli classici e costano 60 euro. Invece quelli immobili, tanto cari al ministro Azzolina, sono di plastica e oscillano tra i 200 e i 250 euro. Ma possono arrivare anche a 300 euro, una follia! Denaro buttato via senza alcun rispetto per le famiglie. I banchi con le rotelle non solo costano 4 volte quelli normali, ma sono pure inutili. Vi spiego perché. Innanzitutto non hanno il sottobanco e sono così piccoli che non ci sta nemmeno un dizionario. I ragazzi dove dovranno mettere libri e quaderni? Per terra? Per il disegno tecnico come faranno a tenere vicini le squadre, i righelli, i compassi? La ministra probabilmente a tutto ciò non ci ha pensato e meno male che si occupa di istruzione. Ma c'è anche un altro problema. Molte associazioni di ortopedia hanno inviato lettere al ministero per spiegare come questi banchi siano inadeguati per la salute della schiena dei nostri ragazzi. Il governo, anziché ascoltare il parere degli esperti in materia, ha fatto di testa sua e ora ci rimetteranno i nostri figli. Ma non è tutto. Il flop è clamoroso. Questi banchi con le rotelle costati uno sproposito si potevano pure trovare online a 30 euro se l'ordine superava le 100 unità. Possibile che nessuno al ministero se ne sia accorto? Possibile che abbiamo preferito buttare via risorse anziché intervenire sull'edilizia scolastica? Possibile che ancora una volta saranno i nostri ragazzi a pagare le conseguenze di questo governo incapace? Purtroppo sì. Chi ci governa non ha ancora capito che la scuola non è un parco giochi, ma è una cosa seria e importante per il futuro dei giovani.